Daniela Amerigo, Orbi Riva Rossi. Daniela Amerigo, Ciao, buongiorno a tutti. parlaci di te. Sono Daniela Amerigo, lavoro in Orbi dal 2005, ma vi svelo un segreto perché effettivamente io ho lavorato nella Lima SPA, quindi dal 99. Lima Quindi Vicenza. sì, dico di sì, anche se in realtà l'ufficio commerciale si trovava a Brescia. E purtroppo ho vissuto il momento della chiusura di tutto, di quello che era il gruppo. La cosa però alla quale tengo di più oggi è stare a contatto con i nostri partner commerciali e soprattutto con gli appassionati di questo mondo del fermodinamismo. Oggi sono contentissima perché mi trovo a Ronco Scrivia e sono esattamente all'associazione Mastodonte dei Giovi e nell'occasione della Fondazione FES alle mie spalle ha dato l'opportunità ad oggi di far arrivare tantissima gente qui. Il 428-202, prodotto in catalogo Orbi Riva Rossi. Lo è stato e quindi sicuramente fa parte del nostro parco. E questo qui è un treno di Fondazione FES che oggi possiamo lodare e apprezzare qui a Ronco Scrivia, proprio nella sede del Mastodonte Giovi Opus. Ma con esattezza tu in Orbi di cosa ti occupi? Diciamo che ho fatto tanta scuola in Orbi. Oggi esattamente mi occupo di vendite, quindi sono responsabile delle vendite per Orbi. In realtà però ho fatto una grande esperienza qui, perché all'inizio mi sono occupata di ricostruire tutto quello che era un po' il post vendita, quindi soprattutto l'esigenza di creare un elenco di parti di ricambio dove tutti gli appassionati potevano attingere. Daniela, cosa bolle in pentola? Ma allora, direi che stiamo riproponendo il catalogo dalla A alla Z, però abbiamo sicuramente dei progetti in caldo. Daniela, cosa ha significato per te vivere il momento in cui la Lima Vicenza veniva dismessa, chiusa? Tanta tristezza nel cuore, devo dire. Faccio un passo indietro. Quando ho accettato questo lavoro, non sapevo esattamente a cosa sarei andata incontro. Pensavo, non so, il classico mondo dei trenini, così, un po', non lo so, buttato lì così. Devo dire che invece visitando le fabbriche, vedere veramente tutti i processi produttivi, vedere queste donne tutte in fila e assemblare i treni per poi vedere il prodotto finito in mano, devo dire che è stata veramente una grande emozione che ricordo e porto con me, anche oggi. Ringraziamo Daniela Amerigo della Orbi Italia per la presenza oggi al Mastodonte dei Giovi Onlus. Ringrazio io voi, ringrazio l'Associazione Mastodonte dei Giovi per l'invito. È stata davvero una giornata ricca di emozioni. Stiamo Stiamo riproponendo riproponendo dei modelli. modelli a catalogo. Che cavolo! Stiamo Stiamo riproponendo modelli riproponendo. standard. No, hai detto catalogo A prima! Ehi, catalogo. dai, anche tu, eh! Ma Uffa! abbiamo parecchi progetti nuovi. Rino...